E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vloggettino del lunedì. Qui il vostro Flaty, ragazzi miei, e oggi, come vedete, ci troviamo in campeggio. Ragazzi miei, per questo lunedì vlog ho deciso di vloggarvi un po' di questa mia esperienza in campeggio. A me piace tantissimo viaggiare in campeggio, cazzeggiare con amici, eccetera. Ragazzi, oggi ci troviamo nelle Marche, al lago di Girosa. E praticamente siamo io, Smokey, e anche il nostro Dusty, che spero che oggi farà il primo face reveal. Stiamo montando le tende, questa sera dovrebbero arrivare anche altri amici. Quindi ragazzi miei, spero che questo lunedì vlog vi piaccia. Lasciate like, iscrivetevi se non l'avete fatto e proseguiremo col video. Bella a tutti e grazie per la visual. Ragazzi, mentre io mi godo la vita, quei figli di puttana lì, non stanno facendo un cazzo. Signor Rodasti e signorino Smoky non stanno facendo un cazzo. Io sto qui viaggiando verso la mia macchinetta in cima a questa collina. Sto combattendo per la vita, per portare i prodotti, per sopravvivere, per grigliare. E guardate che cosa fanno loro. Stanno lì a farsi le seghe. C'è anche altra gente. Non troppi, però. Cristo, c'è altra gente. Mi ero dimenticato, ragazzi, che uscire di casa era così pesante. Sto schiattando. Cristo. Il mio tenero corpo da gamer non è abituato a questo stress. Adesso un attimino vi farò vedere altre cose. Guarda, vedete quel tizio lì? Quel tizio lì è il vostro beneamato Dusty. Purtroppo ha il tummy. E quindi sarà lì. Non lo scoprirete mai chi è. Però è colpa sua, sappiatelo. Ragazzi, vloggettino. Allora, adesso stiamo qui a ripulire tante cose. E non posso farvi vedere niente, però stiamo pulendo il grill. Aspetta. Sto pulendo il allora, grill. Allora guardate, non l'ho perché? Mai pulito sto grill. Guardate come cazzo è. Cioè c'è la merda di animali e animali e animali su sto coso. Stiamo, ed è incrostato. Stiamo ripulendo un grill che del 2017 non viene utilizzato. Cristo il Dio, è incrostato di merda. Però sto per vlog, giustamente. Però grazie a Dio ho i miei schiavetti. Vai. Come va, Smokey? Ragazzi, è 2017, non viene utilizzato, tutta ruggine. Allora, abbiamo settato le nostre tende. Adesso vi farò vedere la parte interna della nostra tendina. Oh, del nostro piccolo orchidisco, sto per morire. Del nostro piccolo posticino dove dormiremo. Come vedete, oh shit. Come vedete, qui ci sta il posticino bello Smokey. Ci sta il suo zainetto. E poi dopo qua sulla sinistra ci stanno tutte le robe mie. Mi sono portato una moca per fare il caffè. Mi sono portato varie cose. Perché ragazzi miei, gli anni in campeggio mi hanno insegnato che sono utilissime queste cose. Di conseguenza, ragazzuoli, adesso continuerò a pulire insieme ai miei due schiavetti, perché altrimenti mi uccidono e mi mangiano vivo per cena, quindi ci vediamo tra poco quando avremo finito di pulire, che cercherò di accendere il fuoco. Più tardi dovranno arrivare anche altre persone, quindi yay, saremo ancora più personaggi. Interessante. Niente, a tra poco. Allora ragazzi, pian piano ci stiamo preparando, è arrivata altra gente e stiamo pian piano preparando il tutto. Praticamente ragazzi miei, adesso proseguiremo, finiremo a mettere le tende e tutte le altre cazzate e cominceremo a preparare a mangiare. Io, essendo un grande figlio di puttana, mi sono portato pure un tendone in caso che piovesse o altre cazzate. Quindi ragazzi miei, wow, il mio spirito da gamer mi prepara per tutto. Arg. Boys, pian piano ci stiamo evolvendo. Qua spawnano tavoli. Adesso andremo a accendere il fuoco. La gente si fa le docce. Le docce. Tende, gente. Qua c'è uno Dusty. Parlo Dusty.
No, niente tasti. Ragazzuoli, il fuoco è acceso. La notte pian piano si fa. Altri soggetti arrivano. Saretta, mi censurano il video, si sposti. Ragazzi, guardate lì che uomini. Povero Domenico. Vai Dom. Io tifo per Dom. Oppure per Matteo. Matteo, Dom. Ragazzi, nei commenti scrivete chi è che secondo voi dovrebbe vincere questa battaglia contro la tenda. Apritela come se fosse una tenda, bravi uomini. Ragazzi, vloggettino. Allora, abbiamo finito di preparare la nostra cena. Ho cucinato qui, adesso sto cucinando qualche bruschetta. Abbiamo nel frattempo cucinato un po' di carne. Look at this. Cioè, quante carne c'hai? Qual è quella aperta? Abbiamo fatto della carne, abbiamo fatto anche un po' di insalata. Qui guardate, ho portato l'anguria da casa. Quindi comunque sia. Porca, tu hai un tumore. Guarda, in diretta, Odasti ha fatto il tumore. Guarda. È quello che gli aveva detto in un po'. Porca madosche. Quanta male! Ma c'è sale! Ma visto come funziona? Non do cagliera! No, sotto no, sopra! Beh, che cazzo senso c'è? Guardate, adesso c'ho il sale sui capezzoli! C'ho il sale sui capezzoli! Lo sai che la monetizzazione io anche la prendo? Non servirà un cazzo! Va bene ragazzi, adesso chiudo perché devo sopravvivere! È colpa di Odasti! Porca ce l'eva! Ragazzi, vloggettino. Allora, siamo verso fine serata. Abbiamo cucinato, abbiamo mangiato. E adesso praticamente ci ritroviamo dinanzi un focolare. La saletta è occupata. Orco disco. Comunque sì, ragazzi, questa sarà la fine del primo giornino di vloggettino. C'è anche una tizia sconosciuta. Niente ragazzi, questo è il finale del primo giorno di vloggettino. Oh, grazie Saletta. Aspetta. E ragazzi miei, oh, orco disco. Grazie. Ragazzi, questa è la finale del primo giorno del vloggettino. Ci becchiamo domani mattina e vi saluta con codesto focolare lì. Fuoco? No, easy. Oddio. Si vede? Oh shit! Cioè, vedi qua tipo che c'è il tumore, no? Perché no, si sta. Ah, sta a cascà! Magnatelo! Se vedi che c'è il tumore, qua invece è bianco. Ragazzi miei, eccoci qui ritornati con la fine di questo vloggettino. Ragazzi miei, mi scuso tantissimo, però alla fine del primo giorno, poco dopo che io ho registrato quella clip con il focolare, ci siamo ritrovati con un diluvio universale, come potrebbe confermare la Saretta. Vero Saretta? Sì. Sì. E praticamente ha diluviato, di conseguenza siamo dovuti scappare. E eccoci qui, che siamo tornati a casa. Ragazzi miei, adesso continuo, monterò questo video. Quindi ragazzi, mi dispiace che purtroppo è uscito cortino, però non ci ho potuto fare niente. Sotto la pioggia non sono riuscito a registrare e mi dispiace ancora. Comunque sì ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete vedere altri contenuti simili. E ci becchiamo col prossimo video. Bella a tutti.